È stato approvato il vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni. In questo video noi ragioniamo con voi per decidere se vaccinare o no il vostro bambino. Seguiremo passo passo i criteri che nel nostro ragionamento riteniamo utili e alla fine vi diremo ovviamente la nostra opinione. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Intanto la notizia è questa: il vaccino anti-Covid è stato approvato nella fascia di età 5-11 anni. Diciamo subito due cose: che è stato approvato non vuol dire che debba essere fatto per forza, vuol dire che prima non si poteva farlo, adesso, in qualche modo, vedremo come sarà la distribuzione, si potrà farlo, quindi esiste uno strumento in più. La cosa va considerata un'opportunità fino a prova contraria, cioè prima non avevamo Certo. strumenti, adesso l'abbiamo. Se riteniamo utile farlo, lo facciamo, se no non lo faremo. Questo è abbastanza semplice. La cosa che ci preme è sgombrare subito il campo delle valutazioni da una distorsione che, posso dire, ci fa anche venire un po' nervoso. E cioè, quando si dice che il vaccino nei suoi pregi ha quello di consentire al bambino una normale socializzazione. Beh, questo, se permettete, non è un aspetto sanitario. La normale socializzazione o no dei bambini viene decisa per legge da chi ha il diritto di emanare le leggi e si assume anche le responsabilità delle leggi che emana, per cui in un contesto dove è prevista la DAD, è previsto l'isolamento, sono previste delle regole di restrizione per i bambini, certo che poi il vaccino attenua queste regole, ma non sono regole che vengono dalla malattia, sono regole che vengono da decisioni di governi, di istituzioni, di umani. Quindi noi non ci occuperemo di questo criterio, non considereremo la fine della DAD No. come un punto a favore del vaccino. Poi voi userete nelle vostre valutazioni tutti i criteri che riterrete opportuni. Anzi, su questa cosa teniamo moltissimo a sapere la vostra opinione e Assolutamente. vi preghiamo di esprimere la vostra opinione in termini pacati. La faccenda del Covid ha richiamato commenti più sguaiati possibili. Ci hanno dato dei nazisti quando abbiamo fatto il video sul vaccino. Ora, è ovvio che siete degli idioti quelli che pensate questo di noi, ma non è questo il punto. Il punto è che questo tipo di discussioni non porta da nessuna parte, non fa del bene a voi, non fa del bene a noi e non fa del bene ai genitori che ci ascoltano e che invece vogliono semplicemente risposte. Quindi tutti i commenti polemici, estremi, minacciosi, eccetera, ovviamente verranno buttati via, ma i vostri commenti, quelli di genitori che hanno questi dubbi e che hanno dei criteri di valutazione, beh, questi sono molto importanti e li considereremo molto preziosi. Allora, la prima cosa che consideriamo è: c'è il vaccino? Esatto, c'è il vaccino. Beh, c'è. Abbiamo appena detto che è stato approvato. Che vaccino è? È un vaccino a RNA, è lo stesso vaccino a RNA degli adulti e quello che è uscito per i bambini è RNA Pfizer Comirnaty, ma il dosaggio è un terzo rispetto al dosaggio che viene utilizzato negli adulti. Si fanno due somministrazioni Certo. come gli adulti, ovviamente cominciando ora i criteri di terza, quarta, eccetera, dosi per il momento del Vedremo. tutto sconosciuto, ma sicuramente si sa che il ciclo di somministrazione è come quello dell'adulto, due dosi, a distanza di almeno un mese la prima dalla seconda. Certo. Seconda cosa che sappiamo, e lo sappiamo perché è stato verificato, è che questo vaccino funziona, perché Sì. ovvio che proporre un vaccino che copre poco non avrebbe senso. Beh no, questo vaccino sembra avere una copertura molto importante. Come si misura la copertura? Con la sieroconversione, cioè faccio il vaccino e poi vado a vedere se ci sono gli anticorpi. La risposta dei bambini è addirittura superiore a quella degli adulti. Non è una sorpresa perché i Certo. bambini hanno un sistema immunitario estremamente attivo. Terzo punto nodale nella valutazione qual è? Beh, il vaccino deve darmi non solo garanzie che funziona, ma anche garanzie che non sia pericoloso. Esatto. Ovvero, il vaccino è sicuro, ha degli effetti collaterali importanti? Allora, è stato visto che in tutti i bambini vaccinati, e i vaccinati in questa fascia d'età sono soprattutto bambini negli Stati Uniti, Certo. più di 4 milioni di bambini vaccinati, non è stato registrato nessun effetto collaterale. Se nella fascia dei bambini un po' più grandi era stata vista un'incidenza, anche se bassa, di miocarditi, l'avevamo già visto nell'altro video, qui nessun effetto collaterale,
chiaramente a breve e medio termine è stato osservato. L'obiezione che costantemente viene rivolta è: ma poi a lungo termine cosa può succedere? Beh, possiamo dirvi che nessuno sa cosa può succedere a lungo termine di niente di quello che facciamo nella vita. Noi non sapevamo che lo zucchero nelle bevande gassate facesse così male, l'abbiamo scoperto a lungo termine. Non sapevamo gli effetti del colesterolo, dei cibi grassi, del fumo di sigaretta, dell'amianto, finché a lungo termine non sono venuti fuori. Quindi l'obiezione di cosa può succedere a lungo termine la scartiamo, perché non sposta niente in questo dibattito. In questo dibattito noi dobbiamo dire: qui ed ora, con le conoscenze che abbiamo, c'è un livello di sicurezza? Beh, insomma, sembra di sì. Ed è un livello di sicurezza che non è solo il livello di sicurezza delle agenzie europee del farmaco, che hanno voluto uno studio dell'azienda su migliaia di casi, ma come dicevamo, è un livello di sicurezza basato sul fatto che negli Stati Uniti lo stanno già facendo da qualche mese, e siccome stanno andando rapidissimi hanno già vaccinato circa 4 milioni di bambini nella fascia d'età interessata. Quindi il dato è un dato estremamente serio e attendibile. Effetti collaterali maggiori, quindi la miocardite, le pericarditi, reazioni particolari a vaccino, zero, molto meno rispetto alle altre fasce d'età. Esatto. Aperta parentesi, tanto che si ipotizza che il fatto di dare un terzo della dose possa essere una cosa preventiva e possa essere una buona idea anche per le età successive. Ma insomma, chi ci sta studiando ci arriverà, certo. E non è argomento di oggi. Quindi abbiamo detto: il vaccino c'è, esiste. Il vaccino funziona, il vaccino non sembra avere una pericolosità per quello che è dato di sapere, ma su numeri importanti. Rimane la domanda delle domande: cosa lo faccio a fare? Ovvero, ma i bambini non si ammalano di Covid, non hanno problemi, e quindi fare il vaccino è una cosa inutile. Chiaramente è lo stesso ragionamento che sugli adulti, anche se i numeri sono diversi. Il vaccino non impedisce di contagiarsi di Covid, ma impedisce gli effetti gravi che l'infezione da Covid ci può dare, quindi le malattie gravi riguardo al Covid, per cui le MISC, l'avevamo visto in un altro video, eventualmente i long covid, le miocarditi, tutti gli effetti gravi della malattia. Ora, i numeri ovviamente nei bambini sono molto più bassi rispetto a quelli degli adulti, ed è per questo che se vogliamo c'è più dubbio a pensare di fare il vaccino al proprio bambino rispetto che farlo a noi stessi. Però in effetti anche in Italia abbiamo avuto dei casi di bambini ricoverati per situazioni gravi di Covid e abbiamo avuto anche dei decessi. I dati li abbiamo, a prescindere dal numero di casi, che evidentemente dipende da quanti tamponi si fanno, quindi è un numero suscettibile di interventi. I numeri veri sono i ricoveri. I ricoveri in terapia intensiva, quindi quelli che stanno male, che rischiano, esatto. E ahimè i decessi. Allora, la fascia d'età pediatrica, quella di cui stiamo parlando, 5-11 anni, da quando è cominciato il Covid, ha registrato più di 1400 ricoveri, 35 ricoveri in terapia intensiva, quindi bambini che hanno richiesto le procedure di rianimazione, e 9 decessi. Sembrano numeri scarsi, se li prendiamo in tutta l'età pediatrica, le statistiche mettono insieme l'età pediatrica da 0 a 19 anni, ma insomma va così, allora a questo punto i decessi sono stati 36. Sì. Quindi stiamo dicendo che è una patologia che ha fatto qualche decina di morti in un anno e mezzo. Non stiamo parlando dell'epidemia che ha riguardato gli anziani, che evidentemente ha fatto strage, stiamo parlando tuttavia di un numero di morti non banale. Beh, sapete quanti sono i morti di meningite tutti gli anni in Italia? 20. 20 in tutte le fasce d'età, non solo nei bambini, bambini, adulti, anziani, eccetera. I casi di morte per meningite in Italia sono 20, e nessuno si è sognato di dire che il vaccino per la meningite era inutile, perché salvava 20 vite. Beh, qui sono 35 solo nell'età pediatrica 0-19 anni, e sono 9 nella fascia di cui ci stiamo occupando. Dove vogliamo arrivare? Se guardiamo i numeri, il vaccino per il Covid ha più motivo di esistere del vaccino della meningite. Sì. Vero? È così. Quindi cosa ne deriva? Cioè, qual è il nostro consiglio? Ed è sempre ovvio che poi la decisione è vostra.
fortemente consigliato in tutti quei bambini che hanno problematiche di salute particolari, quindi tutti i bambini fragili, i neurologici, gli allettati, i bambini che hanno problematiche asmatiche importanti, cioè un'asma non controllata, ma anche i bambini in forte sovrappeso. Perché? Perché anche in questi si è visto che c'è una bassa infiammazione sempre latente, quindi quando prendono una malattia fanno più fatica a debellarla, diciamo così. Bambini e adulti obesi hanno più rischio di sviluppare quell'incendio metabolico che nei bambini dà la MISC e negli adulti ha dato quei dissesti che hanno portato a morte migliaia di persone. Quindi il Covid fa danni non tanto per problemi respiratori, ma perché fa partire un'attivazione di infiammazione che non si riesce più a fermare. Motivo per cui gli adulti obesi certamente, ma nei bambini di cui ci occupiamo, inseriamo i bambini obesi come indicazione a fare il vaccino. Assolutamente. E poi pensiamo ai bambini invece che sono la maggior parte, che non hanno problematiche di salute particolari. Beh, provate a pensare, mettiamo sulla bilancia il fatto che gli effetti collaterali osservati in tutti i bambini vaccinati negli Stati Uniti sono zero, i bambini morti in Italia per il Covid sono stati 9 in un anno e mezzo, da quando è iniziata la pandemia. Quindi il risultato è che comunque è consigliabile fare il vaccino a parità di effetti collaterali piuttosto che rischiare di prendere il Covid con una situazione grave che può portare anche a un decesso. Questo è quello che abbiamo maturato dopo giorni e giorni di riflessioni sui dati. Non è stato facile decidere di fare questo video, perché è molto facile diramare dei comunicati governativi, diramare la posizione ufficiale in cui il vaccino fa bene perché evita la DAD. Ecco, non ci sentirete fare questi discorsi. Noi stiamo parlando di rischi di malattia, di rischi sanitari. Però guardando i numeri, i numeri ci hanno convinto. Pochi che sembrino, 9 bambini morti in solo quella fascia d'età è un numero molto elevato, superiore al rischio che quei bambini della stessa fascia d'età, per esempio, abbiano la meningite. Questo è un dato che dovete considerare. Ovviamente la valutazione poi passa alla famiglia, chiaro, passa ai genitori, passa alle opinioni personali, alla visione della vita e del mondo. Non entriamo in questa faccenda. Le autorità sanitarie hanno il diritto di imporre un vaccino e non l'hanno esercitato, l'hanno esercitato in forme surrettizie. Non stiamo parlando di questo. Se, come sembra, ci sarà la libertà di scegliere se fare o non fare il vaccino, questa scelta tocca a voi. Noi abbiamo voluto metterci la faccia nel darvi un sostegno per decidere. Alla prossima. Arrivederci.